Vi raccomando alcune regole di sicurezza, la mascherina, visto che siamo in tanti. Vi lascio alle nostre ragazze. Buona serata a tutti. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Eccoci, venite pure qua. Nicola, mettiti centrale. Dusan, vieni, vieni. Non puoi sfuggire. Allora, in fondo. Tu sei centrale. Vieni, Dusan, vieni qui. Dove vuoi stare? No, decidi, dai. Hai paura, dillo. Vieni, Alex. Ma indietro? Certo, togliete pure le mascherine. Allora, benvenuti, benvenuti alla nostra quarta Social Viola Night. Prego, era più che altro a loro il benvenuto, eh? Però anche per voi, va bene anche per voi. Grazie per oggi, per il vostro calore e anche per esserci qui stasera. Ovviamente loro saranno i nostri protagonisti di questa intervista e voi lo sarete anche perché abbiamo già raccolto un po' di domande, però lo faremo anche durante la Social Viola Night. Beh, Veronica, presentiamoli subito i nostri campioni. Alla mia sinistra abbiamo Dimo Krastev, buonasera. Un bel applauso, dai, ci sta. Dusan Vlaovic. Nicola Milenkovic. E Alexa Terzic. Partiamo subito con le domande, Veronica. Partiamo subito con le domande. Cosa ridi? Che non mi sto mettendo a sedere. Sto cercando di tirare indietro il panchetto, scusate, ormai lo faccio in maniera più plateale. Date una mano a Veronica, dai, su. Ecco, ora ecco. Se l'ho fatta. Allora, partiamo subito. Dusan. Usa il microfono, abbi il coraggio di usare il microfono. È lungo, c'è lo spacco, ma lo reggo. Dusan, partiamo subito seri, invece partiamo con oggi, che c'era un bellissimo tifo che vi ha visto, che vi ha seguito, che vi ha incitato, insomma, l'atmosfera anche da rivivere, no? Con i nostri tifosi dopo tanto tempo. Prima di tutto, buonasera a tutti, siamo sempre contenti di condividere tempo con voi e come ha detto Veronica, comunque per noi è sempre un piacere essere davanti ai tifosi e quella assenza davvero si sente, ci mancano tanto e spero di rivederli presto allo stadio, anche tutti voi perché ci mancate e avete un grande significato per noi. Sentiamo anche Nicola, come stanno andando questi primi giorni qui a Moena? Ormai è passata una settimana, anzi 8 giorni, come va? Prima di tutto, buonasera a tutti. Volevo continuare su quello che ha detto Dusan, che c'è un anno pesante di giocare sugli stadi vuoti. Calcio senza tifosi non è la stessa cosa, quindi come ha detto Dusan ci manca tanto allo stadio e speriamo che ci vediamo presto. Questi 7 giorni stanno andando molto bene, proviamo in campo a fare quello che chiede mister, ci conosciamo da poco e ci serve ancora un tempo di prendere misure di tutto. Scusa, cioè, io voglio sapere esatto. Perché Nicola sta parlando seriamente e qualcuno sta ridendo sotto sempre. I baffi. Perché mi sta facendo delle battute lei. È colpa della Rossella. Sono tutti testimoni che non è vero. Passiamo anche al nostro giovane Dimo. Come va? Come ti trovi con Mister Italiano? Ah, giusto. Buonasera a tutti, per ora mi sto trovando bene con tutti, ci stanno aiutando un sacco e cerco di imparare sempre da loro. Scusami, ma allora con questi ragazzi come ti stai trovando invece, no? Perché so che il gruppetto è più o meno gruppetto. Questo. Occhio, dice Dusan. No, però dopo mi picchio, cioè. Devo dire la verità, no, mi sto trovando bene con loro. Cioè. Non ti stai trovando bene? No, mi sto trovando bene. Okay. Cioè. So che ti prendono un po' in giro, come funziona? Ti istigano un po'? No, sempre scherziamo, però quando c'è da lavorare, lavoriamo. Dopo ti faremo anche delle domande un po' più di backstage. Andiamo intanto da Alexa, come sta Buonasera andando? Buonasera a tutti. Buonasera. Del gruppetto dei serbi. Buonasera. Come va questa Moena, questo molto ritiro? Bene, molto bene, mi piace questo ritiro perché abbiamo fatto tanto e lavoriamo duro. E ci dobbiamo lavorare, continuare così e vediamo come... Il gruppo sembra molto unito, al di là di voi che siete qui sul palco e che lo sappiamo, ma insomma tutto il gruppo squadra si respira almeno una bella aria.
Sì, veramente è una bella squadra e siamo tutti insieme, uniti, facciamo bene. Quando è qualcosa di bisogno qualcuno mi sempre aiuta e andiamo così. Allora, io andrei subito da Dusan perché a me piace raccontare anche momenti di backstage. Questa mattina, eccolo qui il microfono. No, prendi quello che sta dalla tua parte, scusa, non ci mescolare le carte in tavola, grazie. Dai. Quindi ti ho visto dopo l'allenamento parlare con Mister Italiano, vi dà tanti consigli, soprattutto anche a te, come cosa ti dice? Sì, stiamo parlando tutti i giorni, in generale sta parlando con tutti, però... questa mattina le ho chiesto un po' le cose di aiutarmi perché comunque ci aspetta un sistema nuovo di gioco e abbiamo bisogno un po' di capire come stanno le cose. Ovviamente si giocherà un bel calcio e mister vuole sempre la palla e sta chiedendo alcuni movimenti e io cerco di imparare sempre, per questo abbiamo parlato un po' di quali movimenti stamattina. Quali movimenti? Dai, dacci degli indizi. Movimenti di quelli che mister sta cercando di farli e io sempre cerco di mettermi in disposizione a mister e di imparare sempre, di lavorare ogni giorno più duro possibile e spero di poter far bene anche quest'anno. Grande Dusa. E ti prendi anche a proposito degli schemi di Mister Italiano, si dice che è diverso, è nuovo, lo stesso domanda è stata fatta al mister che ha risposto con alla fine siamo 11 giocatori e una palla, quindi ha cercato insomma di dribblare la domanda così. Te lo chiedo a te Nicola, è davvero un calcio diverso a parte nella vostra difesa così, gli schemi, hai notato qualcosa di nuovo? Sicuro che mister ha portato idee nuove, propone un calcio moderno con difesa alta e con tanto possesso di palla. Noi ci mettiamo sempre a disposizione a capire più veloce quello che chiede da noi e ci mettiamo tutta a capire più veloce i movimenti in fase offensiva e in fase difensiva quello che chiede mister. Invece Dimo a centrocampo cosa succede? Il nostro regista, il giovane regista. Centrocampo. Sergente? Sergente. No, il mister ci chiede che dobbiamo giocare più veloce possibile, in avanti. Lui, come ben sapete, faceva i play e cerco sempre di imparare tanto da lui. Alexa, cosa ne pensi tu del mister Italiano? Mi sta facendo lavorare sodo. Sì, veramente lui fa molto bene come su terzini, voglio giocare come tre un po', voglio alzare sempre i terzini e qualche volta voglio andare più dentro e questo è per me qualcosa di nuovo, voglio imparare, voglio studiare, dimostrare e poi cosa tutto dipende di me, io faccio. Io certo. Si applicano. Che mi sta spiando il telefono per guardare le domande che ci stanno arrivando live dai nostri tifosi perché chiaramente siamo in diretta su tutte le nostre piattaforme. Qual è il gol più bello che hai fatto? Il gol più bello qualcuno suggerisce. Napoli. Ascoltiamo anche il pubblico. Inter. Benevento. Non potrei scegliere uno perché ci sono stati tanti belli gol. Da qui ti prendevano in giro. Uno, ne devi scegliere uno, dai. No, non potrei scegliere uno. La Juve, come no. Dai, dici. Non potrei scegliere uno perché tutti i gol sono importanti per me, però se dovessi scegliere uno direi contro la Juve, Cucchiaio, perché... perché era un momento difficile su 0-0 per questo e questo è andata e ritorno. Nicola, tu anche sei pur un difensore, uno che ha segnato diversi gol magari di testa, ce n'hai uno nel cuore? Ce l'ho uno in cuore. Ci sono stati tanti belli
tutti lo stesso, in stesso modo. Però più bello sicuro contro Chievo, quando abbiamo vinto a inizio stagione 6-1, quello di fuori. Vero, vero. Krastev, il tuo sogno invece di gol con la nostra prima squadra. Complimenti tra l'altro per la convocazione, la prima, grazie, ufficiale. Grazie. No, il mio sogno è sempre stato di giocare nella Fiorentina e esordire in Serie A. Qui dice giocare con me. Sì. Anche quello? Sì, anche quello. E invece il nostro Alexa, il tuo sogno? Mio sogno. Non faccio gol con Fiorentina, però spero quest'anno faccio gol e anche tanti assist. Però mio sogno è, primo, devo giocare con la prima squadra, devo lavorare tanto e arriva tutto. Grazie. Dusan, tra l'altro ci racconti un po' il tuo arrivo a Firenze, perché se non sbaglio, diciamo l'accordo, quando eri giovane, anche lo sei ancora, ma insomma quando eri in primavera, tipo si era concluso un anno prima. Insomma, quelli di Belgrado non l'hanno presa benissimo, com'è andata? Sì, ho firmato con la Fiorentina con 17 anni e non potevo venire prima perché ero minorenne e appena ho compiuto 18 sono arrivato. Il mio primo allenatore qui è stato Stefano Pioli e... sono arrivato un po' dopo. Sei quello... stato un po' fermo? Sì, sono stato fermo, sì, mi stavo allenando un anno e mezzo da parte, però sono quasi fermo. E sono arrivato dopo, un po' dopo che è successo quello che è successo con Davide e ho trovato... ho trovato una situazione, diciamo, non bella ovviamente, una situazione bruttissima. Però in quei momenti ho capito cosa significa essere uniti, essere una squadra e davvero ho capito che in calcio ci sono tanti amici e che noi tutti siamo, anche voi tifosi con noi, che siamo una famiglia. Ti aspettavi la città così calorosa? Che ti aspettavi? No, sapevo che è una piazza molto calorosa con una grandissima tifoseria e con gente molto calda, per questo non vedevo l'ora di venire e sono molto contento di essere qui ovviamente. Passiamo a Milenkovic. Nicola, noi vogliamo sempre sapere cose di backstage, intanto dici con chi sei in camera? Domanda facile, anche voi sicuro sapete, sicuro. Sentiamo se lo sanno. Con Dusan. Penso di sì. È da 4-5 anni, anche dai tempi quando eravamo in Partizan, eravamo sempre insieme, quindi... Ma com'è Dusan? Cioè, c'è una cosa che non so, tipo nelle coppie, no? C'è una cosa che non sopporti delle abitudini di Dusan? E viceversa, eh? Dicono dal pubblico che è russi, qualcuno l'ha sentito magari. Io sopporto tutto, se no avrei cambiato... Nicola, ma voglio tornare da te. Ci hanno detto che sei un po' smemorato, è vero questo? Che non ti ricordi a volte cose piccole, ovviamente, non in campo, cose banali. Ma chi ha detto quello? Chi non te l'ha ti detto? Posso dire il nome? Prova tu a immaginare chi ce l'ha detto. Magazziniere? No. Qualcuno molto vicino alla squadra, te lo dirò a microfoni spenti. Vabbè, è vero o no? Ma non è vero. Non è vero. Negare tutto. Voi invece come siete smistati? Con chi sei in camera? Io sono stato con Zurkowski, però lui è andato a Empoli, ho tornato di là, però adesso sono solo. T'ha lasciato solo? Però sono sempre vicino con i miei amici, i miei fratelli. I miei fratelli. Siamo sempre vicini. Con... Dimo, Dimo? Ah, ecco, scusate. Ha preso possesso del microfono. No, sono con Agostinelli e Monteano della primavera, siamo insieme. Bene, bene. Senti, come ti trovi? No, mi sto trovando bene, dai, ci conosciamo ormai. Ormai da tempo. Senti Nicola, ma si allena durante la notte anche qui in ritiro o solo al centro sportivo? No, solo al centro sportivo durante la notte si riposa. Senti, ma come mai ti alleni anche di notte? L'abbiamo visto tutti, il video ve lo ricordate? Sì. Come mai? Spiegaci, sarà una ragione tecnica. No. Suggerimenti dal pubblico. Soffri di insonnia, dicono. No.
No, ho capito che questa è l'unica strada, unica strada che ti porta al successo. Non si sa se succederà o non succederà, però io vorrei dare di tutto e non vorrei avere rimpianti in futuro, per questo sto sfruttando ogni secondo che posso sfruttare e spero che alla fine arriverò. C'è ancora tanta strada da fare, come dice Bonucci c'è da mangiare pasta asciutta e per questo... A proposito, l'hai visto l'Europeo? Dalla televisione, certo, penso che l'abbiamo visto tutti e penso che tutti noi che giochiamo in Italia, perché Serbia non si è qualificata, penso che abbiamo tifato l'Italia e comunque siamo contenti che ha vinto. Nicola, te cosa ne pensi di questa Italia? L'hai vista? Sì, certo che ha visto, ha fatto un grande europeo, ha giocato un bellissimo calcio e ha meritato di vincere sicuro. Tra l'altro te hai fatto parte nella tua nazionale dell'Under 19 e poi hai partecipato anche ai mondiali, è stata una bella emozione. Come no, dopo non mi ricordo 15 partite nella prima squadra di Fiorentina è stata convocazione per nazionale con 19 anni, ho fatto 3 partite a mondiale, sicuro una grandissima cosa e niente, emozione speciale. Ma lo stesso vale anche penso per Dusan, perché anche tu hai esordito con comunque la nazionale, anche se non si è qualificata, ma l'esperienza in nazionale segna sempre. Sì, io ho esordito e penso che tutti noi quando cominciamo a giocare a calcio sogniamo prima di tutto la maglia della nostra nazionale. Per questo è sempre una sensazione unica, piacevole, sempre quando giochi per la nazionale penso che l'emozione è più bella, per questo ora stiamo giocando le qualificazioni per mondiale e speriamo di poterci raggiungere questo obiettivo e andiamo solo a questa strada. La tua famiglia cosa dice di te? La tua famiglia? La mia famiglia sorride. Per me significa tutto. Io faccio di tutto per renderli felici e questa è la cosa più importante per me, che mia famiglia sta bene, che è contenta e questo penso che per tutti noi è l'unica cosa che conta e che è la unica cosa più importante del mondo. Bene, bello. Senti, vogliamo fare un gioco? Lo vogliamo fare ora? Dai, sì. Io ci sto. Allora, facile, molto facile. Non vi chiediamo di cantare. Primo è spaventatissimo. Susan è anche preparato sul canto, però attenzione. È vero? No. Attenzione. Vero. Sul ballo? Neanche. Mimo? Cabaret in senso lato? No, allora il gioco sarebbe questo in realtà. Pregi e difetti l'uno dell'altro. Quindi Nicola col microfono in mano, però Nicola ecco, è troppo buono, non può partire. Nicola può dire solo parta difetti allora, proprio perché è troppo buono. Parta Dusa, anche secondo me è più bravo a fare questo allora, gioco. Pregi e difetti di Dimo. Tra l'altro sappiamo che è anche molto viziato, è vero? Si comporta un po' già da campione. No, è un ragazzo eccezionale. E di sicuramente con 18 anni è giovanissimo, noi cerchiamo di aiutarlo sempre, di coccolarlo diciamo, perché comunque siamo qui un paio d'anni e sappiamo com'è quando vieni molto giovane da un altro paese che arrivi in una che non è tua, però noi stiamo facendo di tutto per farlo sentire a casa e per aiutarlo il più possibile e lui lo sa che qualsiasi cosa ha bisogno, che può contare su di noi e noi ci saremo sempre. Invece su Alexa? È uguale, ci conosciamo tanto tempo, io lo conosco da quando avevamo 9-10 anni, giocavamo spesso contro, ed è sicuramente più di un amico, e come ho detto faremo di tutto di farlo sentire a casa, di farlo star calmo, e speriamo che questo anno ci farà tanti assist. Allora, molto bravo, ma
non vogliono dirli. Tu che ne hai una per tutti, io non ci credo. Perché dovete sapere che Dusan, una parola per tutti così la lancia lì, capito? Stuzzichino. Stuzzichina. Va bene, posso dire il suo difetto? Sti capelli. Ecco. E mio amico non ha difetti. Non hai difetti? Ma vabbè. Invece... È il primo giorno questi capelli. Non gli piacciono. Fratello maggiore un po'. Raggi di sole. Di un po' pregi e difetti di Nicola. È il difetto su Nicola? No, tranquillo, dai. No, non posso dire nulla. C'è Dusan che sta suggerendo. No, non posso dire nulla. No, non ce l'ha. Non ce l'ha. No, omertosi sono. Ringraziare perché da quando sono arrivato in prima squadra sono sempre lì ad aiutarmi e cerco di ascoltarli sempre perché anche loro sono passati da questa strada. E quello volevo ringraziare. Cercano di farti fare anche un po' le ossa, come si suol dire. Alexa. Beh, a questo punto su chi ce l'hai, perché siete molto omertosi, quindi su tutti io te lo chiederei, però Nicola è difficile, Dusan più facile. Sì, io conosco, queste sono grandi provocazioni bene, che ti lancia anche Dusan, anche Nico, voglio dire ringrazio perché sempre mi ha aiutato tanto da quando è arrivato alla Fiorentina, da oggi, sempre ogni giorno mi aiuta e quando hai bisogno di qualcosa loro mi dice vieni a me, cosa ti serve, ti spiego bene, ti aiuto tanto. Anche loro sono grandi professionalisti, come da calcio, come da uomini, e voglio dire ringrazio per questo. Bene, allora un applauso per i nostri quattro ragazzi che sono arrivati qui stasera per la nostra quarta, il nostro quarto appuntamento di Social Viola Night. Forza Viola lo vogliamo dire tutti insieme, che ne dite? Forza Viola! Al nostro tre, al tre. Vai, dai te. 3, 2, 1 Forza, forza Viola! Viola! Grazie a tutti. Grazie, allora, ragazzi, li lasciamo andare così, facile? Va bene, via, è andata bene. Il tempo è volato. Vi è andata bene, ma ancora un po'? Vuoi, eh? Allora, cede il microfono, pronto per scappare. Leggiamo. Hai qualche appuntamento? Deve dormire, bravo, perché domani deve farsi trovare pronto per l'amichevole. Leggiamone un paio al volo, dai, quali sono i vostri obiettivi personali, E poi? Terzic, no, andiamo da Dimo, dai, quali sono i tuoi obiettivi? Detto, devi ridirlo, lo vogliono sapere da casa. Prima squadra, con la prima squadra. Bene. Poi contro la Roma, come vi state preparando? Noi stavamo già pensando, quando è uscito il calendario? È uscito, c'è stata la diretta, però fa, l'anticipo... Sì. Due settimane fa stavamo già pensando quello che ci aspetta e ci stiamo preparando al massimo e entriamo subito al 200% e dopo vediamo. Ultima domanda, ma quanto vi sono mancati i tifosi allo stadio in quest'anno e mezzo? Per noi tutti tanto, perché comunque noi di Serbia siamo abituati a una tifoseria come questa, caldissima, e sempre quando mancava si sentiva, quando mancava quella spinta della tifoseria, e tutti sappiamo quanto vale per tutti noi e speriamo, come ho detto, di potervi vedere il prima possibile allo stadio, speriamo subito dalla prima giornata, se no il prima possibile, perché davvero ci mancate tanto. Grazie ragazzi, grazie Alexa, grazie Nicola, grazie Dusan, grazie Dimo, grazie Rossella, ma soprattutto grazie a te, come Veronica, sempre, grazie a tutti voi. Grazie. Buonanotte.